Salve e ben ritrovati sul canale. Oggi daremo un'occhiata a questo portatilino che ci ha dato un'amica chiedendoci se è possibile di recuperare dei dati dal computer stesso, essenzialmente le foto della figlia, perché ha messo l'alimentatore non originale, diciamo recuperato nella presa, ha sentito una sfiammata e il portatile si è spento, ha tolto l'alimentatore, l'ha riacceso e ha continuato a lavorare senza problemi. Il problema è che da quel momento in poi non può più ricaricare la batteria, quindi una volta che la batteria si è esaurita il portatile non è più stato in grado di accendersi. Pensavo all'inizio che il lavoro fosse molto semplice, in realtà quello che pensavo di fare, ovvero togliere il disco interno, trasferire i dati e poi dopo, diciamo, fare una rapida analisi se il portatile era riparabile o meno, è un pochino più complicato, perché questo portatilino non è altro che un grande tablet e quindi dovrebbe avere una memoria a stato solido integrata nella scheda madre. Questo significa che se è saldata non è detto che si possa estrarre e metterle in un caddy esterno per poter leggere i dati. Ci può stare che per recuperare i dati bisogna attaccarsi direttamente ai chip, agli integrati, per appunto estrarre le informazioni, cosa che non sono al momento attrezzato a fare. Però potrebbe aver avuto un contatto già con un laboratorio di elettronica specializzata, quindi vediamo se riusciamo a fare in modo un pochino più veloce, altrimenti insomma dovrà rivolgersi a un laboratorio di quel tipo. Questo è il caricabatterie che gli hanno dato, secondo me in modo un pochino veloce, un pochino avventato. Perché ha una batteria da 5 ampere da 7,6 volts. 7,6 significa 2 celle da 3 e 7, insomma non c'è scritto quanto né tensione né polarità. Andiamo a vedere sul portatile. E qui c'è presa d'alimentazione, HDMI e una porta USB 3, quindi molto molto poco esplicativo, devo dire. Forse addirittura non so neanche se può essere venduto in Italia una cosa del genere. In questo caso invece abbiamo un alimentatore da 12 volts 2,5 ampere ora con l'apposito cavettino e con l'apposito adattatore che, se va bene, è stato, diciamo, posizionato nel modo opportuno, ovvero con il posito centrale, che è l'unica indicazione che abbiamo, ma non sono neanche sicuro che questo sia ancora funzionante e sia quello originale, anzi sono sicuro che non lo sia. Intenzione. Allora. 12 volts li eroga. Ok. Allora, sì, ufficialmente l'alimentatore dovrebbe essere compatibile. 12 volts 2 ampere dal sito del produttore. Vediamo se cosa succede se lo mettiamo, se mettiamo dentro questo affare. Non sento puzza di bruciato, non ci sono lucine, non dà segni di vita. Proviamo ad aprirlo, vediamo se ci sono delle luci dentro. Non c'è alcuna luce dentro e suppongo che in qualche modo dovrebbe lampeggiare questa. Stacchiamo, proviamo a accendere.
ovviamente nessun segno di vita. Allora, molto probabilmente il circuito di ricarica, quello che da qui, dalla presa, diciamo tutto il percorso da qui fino al controller di ricarica della batteria, e la batteria in questo percorso qualcosa è rovinato, però non sappiamo a che livello. Intanto apriamo il portale, vediamo cosa c'è dentro. E un'opzione potrebbe essere, visto e considerato che funzionava finché la batteria era carica, provare a caricare la batteria esternamente, sfilare i dadi e poi diciamo, far decidere alla nostra amica. Intanto voglio vedere cosa c'è qui dentro in questo sportellino. Come sospettavamo, qui c'è lo spazio per l'SSD, eventuale SSD da mettere, che purtroppo non c'è. Va bene, anche questo era dello sportello. Iniziamo a togliere le viti. Vediamo se c'è qualche cavetto, non mi pare che ci sia nulla, quindi probabilmente abbiamo fatto e lo possiamo aprire. Bene, è più o meno quello che sospettavo, ovvero a parte qui c'è un cavetto staccato, quindi questo, ce n'è un altro staccato qui. Beh, diciamo che chi l'ha rimontato molto male. Vero che questo è il cavo degli altoparlanti, quindi non c'è molto da preoccuparsi, insomma. Sì, questo si attacca abbastanza bene, però questo sicuramente è un qualche cavetto dello schermo o del trackpad, che non è stato proprio rimontato. Bene, lavoro fatto con i piedi, probabilmente era, diciamo, considerato a perdere, e anche un po' rovinato il cavetto stesso. Va bene, questi qui sono i connettori del wifi, anche questi erano staccati, probabilmente risolveremo anche questo. Il connettore dell'USB e delle cuffie è staccato, non so, difficile fare una diagnosi così, no, con il computer mezzo smontato. Ci fidiamo del resto, però l'alimentazione la prende qui e dovremmo andare a vedere a questo punto cosa c'è dopo. Però secondo me questa è la batteria, come vi avevo detto, sono due celle a litio polimeri. Qui c'è scritto 7.6 volts, ma in realtà è la serie di queste due. E se la volessimo togliere, cioè per sicuro che dobbiamo togliere questo connettore. Ok, le antenne del wifi le riattacco, perché nel momento in cui volessimo trasferire i dati potrebbe essere comodo. Della colla accanto, proprio lavori progettato con i piedi, realizzato altrettanto. Sono due celle, quindi c'è due celle e due celle
dovrebbero essere almeno 3 contatti per il bilanciatore, effettivamente sono 3, ma alcune sono duplicate, perché essendo in serie il positivo di una è il positivo del tutto, di tutto il circuito, poi il negativo della prima è il positivo della seconda e poi c'è il negativo della terza, quindi praticamente se la tensione di 7,2 volts, 7,6 volts è positivo negativo della serie. Ma se vogliamo bilanciare le due celle, abbiamo il positivo negativo, quindi due contatti, e poi il negativo negativo, cioè il negativo della seconda, praticamente il punto di giunzione tra le due celle, che è il positivo della seconda, ma il negativo della prima. Se misuriamo la corrente tra questi due, è ovviamente la tensione dei capi della batteria originale, della seconda batteria, della singola. Quindi praticamente facendo leggermente pressione così da entrambe le parti, pian pianino il biadesivo, questo qui sotto, si è staccato dalla scocca e volendo ci possiamo aiutare con una cosina di plastica così per separare questo nastro dall'altro. Attenti, questo penso sia un cavo, un cavetto, quindi state attenti perché lo vedo che va giù, non so bene dove va, ma va giù. Questo era solo un nastro, quindi non è un grosso problema. Questi di gomma invece servono a ammortizzare la pressione verso la scocca, e qua giù è più o meno una situazione similare. Quindi questa parte qui la possiamo staccare o da un verso in quell'altro, se no non possiamo staccare dalla batteria. Pian pianino. Biadesivo è la parte più resistente di questo portatile, probabilmente. Ah, finalmente. Finalmente. Beh, ma l'ha andato parecchio, questo affare. Vabbè. È interessante notare che tutta la logica del nostro di questo portatile sia qui. E secondo voi queste che dimensioni sono? Non vi sembrano le dimensioni di un telefono, di uno smartphone? E effettivamente questo non è altro che uno smartphone con collegato un trackpad, con collegate delle periferiche USB, la presa per la cuffia e un adattatore. Non mi sorprenderei che ci fosse un adattatore USB serialata per metterci un hard disk esterno. Vogliamo vedere quanta tensione c'è in questa batteria e provare a ricaricarla? Vediamo. Tester, e vi posso già dire, secondo me, cioè nel senso sono abbastanza fiducioso, che se noi misuriamo tra questo e il giallo troviamo circa 3 volts, più o meno 3 volts, tra il giallo e il nero altrettanti, e tra il nero e il rosso intorno ai 6 volts o qualcosa del genere. Vediamo. Sempre che il puntale ci arrivi, eh. Allora, abbiamo detto tra il rosso e il giallo. Non ci arriva. Niente, tra il rosso e il giallo niente. Qui niente.
Niente. Le batterie sono cotte, completamente distrutte. Non c'è nulla qua in mezzo, nulla di nulla. A questo punto voglio fare un'altra prova. Qui in mezzo sicuramente ci sarà un'elettronica di controllo. Battery middle, battery plus, battery minus. Prendiamo il test e li misuriamo qui. Positivo e negativo di una cella. 3,6, vedete? 3,5, 3,6, perfetto. E battery minus, battery plus, 2,4. Ok, questa è scesa un po', questa è scesa un po', e probabilmente questo circuito di controllo è cotto. Qualcuno di questi dispositivini qui è morto, però la batteria è caricabile, quindi adesso io ricarico singolarmente le celle fino a che non sono tutte cariche, rimonto la batteria e proviamo a trasferire i dati. Allora, ho fatto questi cavettini e li ho collegati alla batteria mettendo dei magneti in modo da far fare contatto ai fili direttamente sui contatti della cella. E adesso la stiamo caricando come una cella, vedete, cella litio 1S, e la stiamo caricando, diciamo, alla sua tensione nominale, quindi massimo dovrebbe essere 4,2 volts. Ok, una delle celle è carica, vediamo l'altra. Passiamo alla seconda cella, che in realtà era molto bassa, stava a 2,4 e effettivamente il caricabatterie si rifiutava anche di caricarla. Ho fatto un trucco che ogni tanto utilizzo: faccio una carica veloce, qualche secondo, simulando che sia una cella nickel metetrato, si alza un pochino la tensione della cella e a quel punto interrompo, intorno ai 3 volt, interrompo e poi riprendo a fare una carica con il programma delle batterie al litio. Ovviamente questa cosa fatela con estrema cautela perché è pericoloso, e sempre con pochissima corrente, non più di 0,5 A. Anche la seconda cella è piena. Adesso è il momento della verità, la rimpacchettiamo, quantomeno, diciamo, mettiamo in sicurezza le parti metalliche, quindi tutti i contatti, ci mettiamo un po' di scotch, la rimettiamo nel portatile e vediamo se si accende. Mettiamo il connettore, vediamo se il verso è giusto. Sì, mi sembra sì. Non ha preso fuoco e già questa è una, non puzza, già questa è una buona cosa. E adesso con molta attenzione lo giriamo e proviamo a accenderlo, vediamo che succede. Si apre sotto tutto pulito, non ci sono cose metalliche. Andiamo. Una lucina si è accesa, vediamo se fa il boot. Ok, qualcosa succede, vediamo se riusciamo a questo punto a tirare fuori i dati. Siamo riusciti quindi a entrare, l'importante è che vi fate dare in anticipo le credenziali d'accesso, così almeno non perdiamo tempo, visto e considerato che la batteria non la possiamo ricaricare esternamente al PC, cioè non la possiamo ricaricare internamente al PC, ma dobbiamo fare esternamente, e quindi niente, prendete una chiavetta abbastanza grande,
non ha una disk esterna, a meno che la disk non abbia alimentazione sua, perché sennò rischiate di dover esaurire la batteria del portatile per alimentare l'hard disk, e copiate tutti i documenti che volete. In questo caso, insomma, la cosa che ci aveva chiesto la nostra amica era poter recuperare tutti quei documenti che lei aveva trasferito dal telefono al portatile, che paradossalmente è un altro telefono un po' camuffato, e insomma stiamo facendo il ricambio. Una volta fatto questo, smontate la chiavetta e più o meno, diciamo, il portatile è, secondo me, da buttare, però è una scelta non nostra, il nostro l'abbiamo fatto, non penso che si possa fare in modo differente, forse tirando fuori i fili dalla scheda madre, facendo una cosa esterna, mettendoci un alimentatore esterno, però io non mi fiderei più di tanto. Il laboratorio che ha contattato sembrerebbe disposto a fare questa riparazione, non è quello che ci è stato chiesto, quindi per il nostro compito il più è fatto. Facciamo il nostro backup e richiudiamo tutto, lo diamo alla nostra amica. Bene, per non saperne leggere né scrivere, sto copiando anche tutto l'utente, l'unico utente disponibile sul computer, quindi con tutte le impostazioni, i bookmark o quello che sia, poi insomma al limite si tirano fuori da soli. Se il video vi è piaciuto, un thumbs up ovviamente sempre molto ben gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivete. Ciao!